Sa. Vedi? Spritz. Ha detto però. Lo so, sempre meglio di spritz. Spritz. Grazie. Vabbè, allora intanto iniziamo con le cose facili. Tra 10 giorni parte l'avventura olimpica, la vostra prima avventura olimpica. E intanto, domanda senza buzzer, è emozione, come siete messe? Io finché non metto il piede a Parigi non ci credo ancora, quindi così, poi vediamo. Sì, siamo tutte e due abbastanza sulla stessa linea sotto questo punto di vista. Solo quello? Ci stiamo, sì, esatto. E niente, siamo ovviamente super emozionate, però aspettiamo. Ancora sì, 10 esatto. giorni. Allora, per testare la vostra conoscenza olimpica abbiamo preparato un breve quiz. Appunto, per rispondere premete il buzzer che vedete lì, se volete fare una prova per... Esatto, perfetto. Velocissima tra l'altro, quindi attenzione. Iniziamo con la prima, quindi. Allora, chi saranno i portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi? 3 opzioni. Arianna Enrico e Gianmarco Tamberi, Simona Quadarella e Marcel Jacobs, Oda Giuffrida e Yannick Sinner. La prima. Arianna Enrico e Gianmarco Tamberi. Quindi un punto. Aiuto. Troppo veloce, mi devo... Velocissimo. Chi saranno le portabandiere di Serbia? Si vedono da qua, no? Qual è la giocatrice con più presenze nella storia dell'Ital Volley femminile? Eleonora Lobianco, Francesca Piccinini, Simona Rinieri. Francesca Piccinini. No, sbagliato. Quindi sono rimaste, ti ridico, le 2 opzioni, Eleonora Lobianco e Simona Rinieri. La prima. Eleonora Lobianco, quindi 2-0 per Ekaterina, attenzione, yes, che già prova l'allungo. 2-0 per Ekaterina. Non sono abbastanza. Non sono abbastanza. Parigi 2024, ci sarà una competizione che non è mai stata fatta in nessun altro gioco olimpico. Quindi, quale sarà la competizione che farà il suo esordio? Surf, skateboard o breakdance? Surf. No, surf sbagliato, quindi sono rimaste skateboard e breakdance. Lo skate. Sbagliato. Breakdance lo sapevo, tra quelli due lo sapevo. Breakdance. Ma surf, sì, quando è stato... Sia surf che skateboard sono l'anno entrati scorso? A Tokyo. Ah, cioè la... Skateboard non l'hai visti? Sì, è vero, non ci avevo pensato. Questo era un po' trabocchetto. Quale donna può vantare più ori olimpici nella storia italiana? Quindi tra tutti gli sport. Non noi. Federica Pellegrini, Fiona May o Valentina Vezzali? Federica Pellegrini? No. Vabbè, io... Sbagliato. Perfetto. Quindi Fiona May o Valentina Vezzali? Valentina. Valentina, 3-0. Mamma mia. Sempre lei, no, ma io non so niente. Ekaterina vola. Sì, lo so. Allora, poi torniamo sul volley, quindi. Quale medaglia olimpica ha vinto coach Julio Velasco alla guida dell'Ital Volley? Bronzo a Barcellona 92, argento ad Atlanta 96 o argento ad Atene 2004? La seconda. Argento ad Atene 96. Beh, ci siamo, inizia la remontata. Remontata 3-1. Qual è l'unica edizione dei Giochi Olimpici estivi ospitata in Italia? 1960, 1972, 1984. La prima. 1960 ed è 3-2. Bella questa è difficile. L'altro era invernale a Torino nel 2006, l'unica che sapevo. Però. Esatto. Roma, cioè, ma anch'io ho fatto lo stesso ragionamento, poi non c'era, mi sono confuso. Rimanendo in tema Italia e Giochi Olimpici, dove si disputeranno i prossimi Giochi Olimpici invernali? Vancouver, Vienna o Milano Cortina? Cortina. Milano Cortina. 3-3 quindi. Attenzione, qui attenzione, e mancano 3 domande, in teoria, ecco, tolte c'è qualcuna di bonus, però al momento 3 pari. Qual è stata l'edizione dei Giochi Olimpici con più medaglie vinte dall'Italia? Los Angeles 32, Tokyo 2020, Roma 1960. Ultima. No, non è Roma 1960, quindi... Tokyo. Tokyo 2020 con 40 medaglie, il record italiano, quindi sorpasso di Marina. Qualcosa deve vincere, quarta, no? Io... Piano piano, con un diesel. Qual è lo sport in cui l'Italia ha vinto più medaglie olimpiche? Nuoto, scherma o atletica leggera? Nuoto. E questo è bar, eh? Vabbè. Però il nuoto è sbagliato. Atletica leggera. È sbagliato anche quello di scherma. Ovviamente atletica leggera. Con 130 medaglie, addirittura il doppio di quelle dell'atletica e forse 5 volte quelle del nuoto.
Vedi, vedi, cioè tu proprio, io almeno ero più vicino. Schierma 130, atletica leggera 65. Io ero più vicino, ho vinto io. Sconvolta. Mezzo punto. Ah, questa è l'ultima domanda. Poi, se pareggiate ci sta qualcosa di bonus. Al momento quindi c'è Marina in vantaggio. Quali nazionali di volley, quindi prima la femminile e poi la maschile, okay, la coppia, hanno vinto i Giochi Olimpici di Tokyo? Stati Uniti e Francia, Brasile e Argentina, Serbia e Francia. Stati Uniti e Francia. Stati Uniti e Francia del 4-4, incredibile pareggio. Non l'avevamo organizzato questo. Pelo, pelo. Clamoroso pareggio, 4-4, e quindi abbiamo un paio di domande bonus. Vabbè, facciamo una. Infatti, facciamone una, tre, facciamo tre. Tre. Facciamo andiamo una. Così bene. Una. Deciso. Ok. Allora, qual è, tra questi tre che vi dirò, il famoso formaggio francese? Edamer, Camembert, Quark. Secondo. Camembert, sì. Ed è il vantaggio di Marina, che quindi adesso potrebbe chiuderla oppure dare oppure la possibilità a Caterina. Ribaltare il risultato. Allora, storico locale di Parigi del quartiere Pigalle. Chêne Noir, Maison Bleu, Moulin Rouge. Locale di Parigi? Sì. Dai, Moulin Rouge. Moulin Rouge, ed è uno pari. Quindi sì, l'ultima. È in ansia. Questa è un po' tosta. Allora, quale ricetta prevede l'uovo all'occhio di bue in cima? Tra queste tre che vi dirò. L'avocado toast. L'avocado toast però è parte meridiana, quindi purtroppo non ce l'abbiamo. Croque monsieur, croque madame o soufflé? Secondo. No. Secondo. Sì, ma tu perché? Ma perché lo abbiamo schiacciato? Secondo me il bar direbbe Caterina ed è la domanda esatta, croque madame. Davvero, ho azzeccato? La vincitrice è Caterina. Mamma mia, non ho capito. Io faccio di corso. Ma io poi nessuna ansia, niente, con calma. Bisognerebbe rivederlo al bar. Con calma. Quindi vi faremo sapere chi ha vinto, però mi manderò un messaggio. Perché sono molto arrabbiato. Non so se... possibile rivederlo qua, e quindi Caterina Antruova è la vincitrice ufficiale del nostro quiz olimpico. Questo è un applauso. Adesso piango. Questo è un applauso. E quindi applausi. Mettiamo gli applausi tutti. No. Complimenti. A lei.